tante regole da rispettare, normative, ma lei oggi ha ricordato che è importante soprattutto l'informazione e la comunicazione ai soci. Sì, direi proprio di sì, insomma, questo è uno degli aspetti della governance delle società cooperative sulla quale l'Alleanza delle Cooperative Italiane deve lavorare. Dobbiamo creare i meccanismi all'interno delle singole cooperative affinché i soci abbiano le informazioni utili, necessarie, ma anche la formazione per capire queste informazioni. Questo rende sicuramente più forte il rapporto tra chi gestisce la cooperativa e i soci cooperatori, consente ai soci stessi di esercitare la loro funzione di indirizzo e controllo nei confronti degli amministratori ed infine consente ai soci stessi anche di sostituire gli amministratori nel momento in cui non hanno più le capacità o le risorse per gestire correttamente la cooperativa. In questo seminario una parola che è ritornata molte volte è stata ristorno, un'occasione per le cooperative o un'occasione che ormai si sta perdendo? No, non credo che si stia perdendo. È chiaro che le condizioni di crisi in cui versa il mercato, in cui versano quindi anche molte cooperative, rende più difficile l'erogazione del ristorno. Ricordo che il ristorno si può dare solo in presenza di utili. E quindi in questi ultimi anni molte cooperative non hanno avuto le condizioni necessarie per erogare il ristorno, che però rimane uno strumento tipico molto importante sul quale le cooperative, nel momento in cui avranno condizioni economiche e finanziarie migliori, dovranno comunque ricominciare ad erogare, non soltanto nella forma del ristorno liquido diretto, ma anche nella forma del ristorno destinato ad aumento del capitale sociale. Questo è una modalità di ristorno che premia da una parte i soci ma al tempo stesso patrimonializza la cooperativa. Quindi credo che questo sia uno strumento molto importante.